veicolo di presenza plurale all'interno del nostro paese. Certo, viviamo un'epoca di particolare ecumenismo. Con il precedente pontefice, diciamo, l'ecumenismo aveva raggiunto una sorta di limite, distensione dei rapporti, cortesia, ma con i gesti di Papa Francesco le cose hanno camminato assai più a lungo, nel senso, molti ricordano la visita ad una comunità pentecostale a Caserta, poi il perdono richiesto in termini molto eloquenti alla Chiesa Valdese, la visita del Papa al Tempio Valdese di Torino, e l'ultimo, la concelebrazione del quinto centenario della Riforma. La gente dovrebbe anche dire. Pronto? Guarda, io sto parlando, lei, al raggio di compagnieri, entra in qualche modo, sto parlando. Benvenuto, non vi trovate, che entra. Sì. Più che mandare di fuori una persona. Stavo appunto dicendo che l'ecumenismo ha fatto questo salto, e questo salto ha provocato anche delle iniziative concrete di cui parleremo oggi. Cioè, nell'8 per 1000 è stato finanziato un percorso umanitario per i profughi siriani, per sottrarli all'oppressione dei trafficanti, e questo è stato fatto insieme alla comunità di Sant'Egidio, che Mario Marazziti dovrebbe rappresentare stamattina. Allora, abbiamo messo all'interno di questo dibattito proprio questo punto particolare, cioè che integrazione, che rispetto dei diritti, perché oggi emerge con molta forza anche il problema dei diritti degli italiani, perché sarebbe un errore non trascurare anche questo aspetto, ma attraverso la tutela dei diritti quale integrazione e quale dialogo si può raggiungere. Abbiamo voluto che ci fossero personaggi appunto di varie esperienze, e tra l'altro anche un importante giornalista tedesco, perché la Germania è senz'altro uno dei crocicchi più importanti di questa vicenda. Questa presa di coscienza è molto importante in Italia, perché noi abbiamo bisogno di restituire a questo paese una coscienza che spesso viene a mancare, e credo che un dialogo ecumenico più serrato possa essere molto importante, possa potenziare le forze. Naturalmente questo non significa, il dialogo ecumenico significa un confronto credenti non credenti, significa un confronto assolutamente laico, però anche il fatto, diciamo così, che un'iniziativa pluralista di questo genere sia resa possibile da un fondo come quello dell'8 per 1000 della Chiesa Valdese, credo che la dica lunga su quanto sia importante ripristinare una coltivazione dei grandi valori e dei grandi principi senza i quali il nostro paese non si può riprendere. E quindi questo è lo scopo di questo revival delle riviste. Le riviste sono un nucleo di volontariato culturale che si affrontano sui grandi problemi e sui grandi principi, che si confrontano sui grandi problemi e sui grandi principi. Ecco perché siamo qui, ed ecco perché speriamo che questa prima rassegna sia soltanto la prima, ma che ci siano le forze e le capacità di continuare, naturalmente, se voi ci incoraggerete. Grazie. Vlado Spini ha, oltre a fornirci elementi in più rispetto a quello che vi avevo raccontato sulla funzione delle riviste, credo sia ovvia in più, ma sulla presenza in questa fiera, ha introdotto anche il tema di cui vorremmo discutere in questi tre quarti d'ora, cioè diritti civili, integrazione e coesione sociale. Io credo sia utile dare la parola per primo a Michael Brown. Michael Brown ha scritto un libro prezioso che si chiama Muti, il titolo è Muti, e sulla figura di Angela Merkel, perché obiettivamente l'azione politica e anche, io direi, le dichiarazioni e la rappresentazione all'esterno della Germania rispetto ai flussi migratori, alle migrazioni, alla questione dei profughi siriani, ha cambiato le carte in tavola, ha cambiato il dibattito europeo. Da ultimo, un paio di giorni fa, Angela Merkel, mi pare nel discorso che seguiva il voto all'interno della CDU, che le affidava, le riconsegnava l'incarico di guidare la CDU alle prossime elezioni, ha detto un paio di cose che mi sembravano significative sul velo integrale e sul rapporto fra il diritto interno e i diritti, chiamiamoli così, musulmani, ma che in realtà appunto sono una declinazione molto variegata, e sarebbe semplicistico definirli sotto una stessa etichetta. Ma insomma, credo che con Michael sia interessante tracciare una primissima cornice di quello che sta accadendo. Aggiungo solo 3-4 notazioni di cronaca degli ultimi giorni. Allora,
Le parole di ieri di Papa Bergoglio, lo citava poco fa Valdo Spini, nel ricevere e incontrare 4-5 grandi sindache, sindache di 4-5 grandi città, sui deboli e sul dovere di accoglienza dei migranti. Ieri o l'altro ieri è stato reso noto il numero di sbarchi in Italia di quest'anno, siamo a 175.000, probabilmente arriveremo a fine 2016 a un numero molto vicino ai 200.000, che è un numero sensibilmente più alto di quello degli ultimi anni, con problemi enucleati ieri in sede di Commissione europea sul ricollocamento, che doveva essere un grande impegno europeo, che non dico sia fallito, ma ha numeri molto bassi, soprattutto per quel che riguarda Italia e Grecia. Il piano dell'ANCI, cioè dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, di dividere i richiedenti asilo fra i vari comuni italiani, non è ancora entrato in vigore, anche perché essendo su base volontaristica alcuni comuni si sono per ora rifiutati di accogliere rifugiati o richiedenti asilo. La riforma del Trattato di Dublino, aggiungo questo elemento perché a marzo dovrebbero entrare in vigore delle nuove norme che l'Italia non apprezza assolutamente per una serie di ragioni sulle quali magari torneremo. E poi l'ultimo dato, l'ho preso dai giornali di ieri, ho portato un po' di articoli che mi ha fatto impressione, ora non so quanto sia affidabile la fonte, cioè una ricerca europea di YouGov che vedrebbe l'Italia tra i paesi dell'Unione Europea con la percentuale più alta alla domanda di risposte affermative alla domanda ci sono troppi stranieri nel suo paese, cioè l'Italia sarebbe prima in Europa, ma sono dati francamente da prendere con mille molle, perché mi sembra una ricerca parzialmente affidabile, sarebbe prima per xenofobia. L'ultimo dato che vi cito, 4 ingressi su 5 riguarderebbero migranti economici. Questo pone una questione alla politica italiana, lo dico perché anche nell'intervista alla figura di punta del Movimento 5 Stelle, cioè Di Battista, Alessandro Di Battista, di 2 giorni fa, qualcuno voi l'avrà letta, alla Diverte, ripresa dalla Repubblica, Di Battista, che insomma ai nostri occhi la figura più di sinistra del Movimento 5 Stelle, rispondeva: i migranti economici vanno tutti rimandati nei loro paesi e diciamo bisogna dare accoglienza soltanto ai richiedenti asilo e ai profughi che fuggono da guerra. Ho provato a fornire solo una serie di elementi, ma Michele, io credo che se tu ci aiuti a completare il quadro per poi appunto passare ad altri tasselli possa essere utile. Alcuni elementi, ringrazio per l'invito, faccio anche un po' di propaganda, sono iniziative come questa che mi fanno tornare il ricordo da anni alla Chiesa Valdese, ma non solo, io sono stato poche settimane fa a Lampedusa e io ho visto nel piccolo un'iniziativa sempre portata avanti dalla Chiesa Valdese, che è Mediterranean Hope, che lavorano con alcuni ragazzi a Lampedusa, lavorano però anche con un centro di accoglienza a Scicli, mi sa, e si occupano infatti anche di profughi siriani portati in Italia insieme con Sant'Egidio. Sono queste le iniziative che mi fanno sempre dire anche l'anno a seguire di nuovo l'8 per 1000 della Chiesa Valdese. Non vorrei fare propaganda contro nessuno, ma per qualcuno. Diritti di coesione sociale, un tema amplissimo. Fatemi dire, se guardiamo la Germania, proprio negli ultimi 11 anni della Merkel, sembravamo vivere una forte accelerazione verso una quasi totale depolarizzazione dei conflitti intorno ai diritti civili, con una cancelliera pragmaticissima che fiutava da noi, tirava il vento, che non era cresciuta sin da piccola nella CDU, quindi non aveva tutto questo bagaglio ideologico conservatore. Qui per esempio non importa niente dei matrimoni gay, sì o no, se lei capisce che la maggioranza dei tedeschi li vogliono, li fa passare senza ingaggiare battaglie ideologiche. Molto più pragmatica della gran parte del suo partito anche sui diritti di cittadinanza dei figli degli immigrati, eccetera, eccetera.
e sembrava diventare una Germania tutta concentrata al centro, con pochissimi conflitti, dove un elettore magari si alza la domenica delle elezioni e c'è il grande grattacapo, ma chi voto? Voto i Verdi, voto la CDU, voto la SPD, in fondo non fa più molta differenza. Era questo un po' il comune sentire. Questo tappo è saltato con la questione degli immigrati dell'anno scorso ed è saltato solo superficialmente, a mio avviso, soltanto intorno a questa questione. È saltato perché lì la Merkel ha fatto una correzione di rotta molto repentina. Fino a pochissimi mesi fa aveva dichiarato che in fin dei conti il regime quello era l'Europa, cioè i profughi dovevano chiedere asilo nel primo paese di arrivo, Dublino, eccetera, eccetera. Rimasta nella storia la scena con quella bambina palestinese, con una Merkel impacciata ma ferma sul punto che chi deve tornare, questo d'estate del 2015. Soltanto pochissime settimane dopo lei dichiara: ci troviamo di fronte a un'emergenza umanitaria, dobbiamo sospendere delle regole e aiutare, dobbiamo far entrare soprattutto i rifugiati siriani. E lì il tappo salta perché si nota che no, questo consenso generale della società tedesca apparente non c'è. Non c'è, anzi c'è un dissenso molto sottostimato, a mio avviso, dalla cancelliera verso questa politica di apertura. Perché però magari sarebbe necessario riflettere proprio sull'altro termine che avete usato qui nel titolo, diritti civili, integrazione e coesione sociale. Questa era, secondo me, la grande questione sottovalutata negli ultimi 15-20 anni, quella della coesione sociale. Il mio libro è uscito nel novembre del 15, un anno fa, prima della vorticosa ascesa di AfD. Ancora non potevo contare un fatto che non era presente in quella maniera, ma già un anno fa, un anno e mezzo fa, quando ho steso il testo, ho citato dei dati, a mio avviso assai preoccupanti, sulla partecipazione alle elezioni, su una partecipazione del tutto divaricata in Germania. Una fondazione tedesca ha proprio mappato tutta la Germania seggio elettorale per seggio elettorale, e per citare un caso eclatante, la città di Colonia, il quartiere più povero, a più alto tasso di disoccupazione, a più basso reddito, partecipazione 44% alle elezioni. Il quartiere più ricco 90%. Cioè c'era già una divisione sotterranea in corso da anni ormai, silente, che è stata del tutto ignorata dalla politica, dalle famigerate elite o l'establishment, dai media, una separazione silente. E questa era gente rimasta a casa perché non aveva più speranze che la politica potesse cambiare qualcosa. Questa gente adesso torna a votare. Infatti tutti i successi di AfD sono accompagnati da una crescita della partecipazione nell'ordine del 10% nelle elezioni regionali. Torniamo da valori 55-60 a valori 65-70% di percezione. Questo è al momento, chiudo qui, per dire: se vorremmo portare avanti concetti di diritti civili, di integrazione coronata da successo, non possiamo non occuparci anche di coesione sociale. Questo vale per la Germania, vale anche per le periferie delle metropoli italiane, vediamo in questi giorni forse per Ventara, eccetera. Sapienza, proprio sì, noi ammettiamo all'interno della nostra società un degrado di diritti sociali, diventa assai difficile battersi per i diritti civili. Grazie. Aggiungo solo che prima di dare la voce
a Milo Meis e poi a lei, a Lucy, che ci ha appena raggiunto, perché credo che sul tema dell'integrazione e della coesione sociale loro possano aggiungere degli elementi. Solo un paio di notazioni. La prima, quando Michael Brown parlava di coesione sociale, è un concetto, vabbè, è molto ovvio quello che sto per dire, ma insomma decisivo per la tenuta democratica di un paese, pensate, ed è l'elemento che volevo aggiungere, la responsabilità che hanno avuto i mass media in questi anni nel acuire dei fenomeni che qualche volta semplicemente non si davano nella realtà. Mi è capitato, soprattutto viaggiando nel nord Italia, in Veneto, di confrontarmi con popolazioni assolutamente ostili all'accoglienza di rifugiati, ad esempio di comunità rom, in alcune valli venete. A un certo punto io immaginavo che ci fossero molti rifugiati e molti rom, non avevo mai visto un rom in vita mia. Cioè, pensate quanto era costruita quell'idea di ripulsa dell'accoglienza dello straniero, e lì la responsabilità dei media è gigantesca. Non a caso spesso i mass media italiani, alcuni quotidiani e alcuni canali televisivi in particolare, vengono condannati nelle sedi europee per il modo in cui raccontano i fenomeni migratori. Aggiungo la considerazione che tiene assieme il titolo dell'incontro di questa mattina: diritti civili, integrazione e coesione sociale, perché tutti saprete quello che è accaduto a San Basilio 3 giorni fa, no? Una famiglia marocchina con 3 figli, respinta in sostanza dalla popolazione locale. Ieri c'era un pezzo sul Manifesto molto bello in cui si dava la parola ai cittadini di San Basilio e in cui si capiva quanto anche lì, per stereotipi del sistema mediatico, chiamiamolo così, era stata condannata l'intera popolazione al razzismo, laddove in realtà era molto più complesso quello che era accaduto, ma soprattutto emergeva fortissimo l'esigenza di diritti sociali e civili assolutamente assenti da decenni in quel contesto, per cui in realtà è anche qui un'etichetta di comodo, ma veramente era esplosa la tipica guerra tra poveri, che poi in sede elettorale, dice Michael, ritroveremo e ritroviamo oggi e fronteggeremo. Dicevo, il tema dell'integrazione, che è assolutamente decisivo e che alcuni paesi affrontano anche qui, molto ovvio quello che sto dicendo, meglio di altri, può esserci raccontato da Guido Meis. Guido Meis in realtà nella vita è uno dei nostri maggiori studiosi di storia della amministrazione, ha scritto dei libri preziosi, è stato anche però deputato, e nella sua esperienza di parlamentare credo che abbia affrontato il tema della comunità rumena, e credo che quello che ha fatto, quello che ha studiato, quello che ha sperimentato possa essere utile nel suo trasferimento qua, in questo, seppur brevemente, in questo contesto mattiniero. Grazie, Danci. Ti è sfuggito nella vita, come se il Parlamento non fosse la vita. La verità è che chi è stato nel Parlamento c'è stato su qualche misura di responsabilità, non dico commento, sa che anche quella è una vita. Purtroppo spesso non lo è, un'altra cosa, ed è questa una delle ragioni della crisi delle nostre istituzioni. Allora, io ho un'esperienza e una tesi. L'esperienza è questa che tu hai appena riassunto, e la tesi la dirò subito. L'esperienza nasce nel 2008, quando io un po' per caso divento parlamentare, e il mio capogruppo mi dice: senti qua, bisognerebbe onorare questa cosa dell'Unione Interparlamentare, che è un'enorme organizzazione ottocentesca che collega tutti i parlamenti del mondo, e creare una sub-organizzazione con i parlamentari della Romania. Nessuno lo vuole fare, lo vorresti fare? Per un caso io avevo una collaboratrice romena, si chiama Linaja, la cito subito perché abbiamo scritto un libro insieme, che poi, visto che siamo più liberi, più liberi, e ho detto di sì, e da quel momento ho iniziato questo mio contatto con i colleghi del Parlamento di Bucarest. A questo io ho aggiunto un interesse per la comunità romena che nasceva dalla cronaca, perché nel 2008, lo ricorderete, parlare di romeni significava parlare intanto con un equivoco che andava sciolto, parlare di rom, ma comunque anche al di là di questo equivoco significava parlare di criminalità. Essenzialmente i romeni erano incriminati, anzi per dire meglio, erano i produttori di un reato specifico, lo stupro, la rapina, ma soprattutto la violenza sessuale, che era in cima anche alle statistiche, poi le statistiche si sono, come dirò, moderate, ma all'inizio era veramente allarmante. La tesi, ve l'anticipo, ed è che integrarsi si può. Non è vero che l'integrazione non è possibile, integrarsi si può in questi anni. Io credo che siano avvenuti dei passi avanti notevoli proprio su questa strada dell'integrazione della comunità romena.
all'inizio era un disastro. Mi sono occupato di tutto. Ho fatto decine di interrogazioni senza risposta, per lo più, del Parlamento, ma servivano per dare anche a questa comunità che ci guardava con molta attenzione, a un certo momento poi si accorge di questo lavoro che veniva rimbalzato sui media, eccetera, per dare la sensazione che non erano solo. Mi sono occupato davvero di tutto. Per esempio, la Chiesa ortodossa ha un nucleo di fedeli a Monte Rotondo che non avevano un luogo dove riunirsi, dovevano affittare un garage, e ho dovuto fare tutta un'opera, grazie soprattutto a un grande prefetto che poi fu cacciato da un ministro della destra, si chiamava Carlo Mosca, quello che si rifiutò di prendere le impronte digitali ai bambini rom, ve lo ricordate? Grazie al suo aiuto si riuscì a convincere il sindaco di Monte Rotondo e tutta un'altra serie infinita di autorità, perché noi siamo il paese dei bolli e dei timbri e dei venti, a mettere una chiesa sconsacrata a disposizione per queste cerimonie che facevano in grande massa i fedeli non solo di Monte Rotondo ma di tutto l'indotto, per dire che non c'è soltanto il problema della sopravvivenza, ma c'è anche il problema dell'esercizio dei diritti religiosi. Un'altra cosa curiosa, per stare proprio sul minimo, è che una ragazza romena andò alla Biblioteca Nazionale e chiese un libro in preso e fu risposto che doveva esibire un certificato di soggiorno per avere il libro. Quindi il diritto alla lettura era subordinato al possesso di un certificato, che in quel momento la ragazza di Romena, non ricordo se non l'avesse in assoluto, avrebbe il libro in preso. Ma di cose di questo genere ne abbiamo classificato tantissime e su questo abbiamo scritto un libro nel 2010. Che si chiama Romeni, la minoranza decisiva per l'Italia di domani, fu pubblicato da Robertino ed è anche un'edizione, una fortunata edizione in Romania. Dico queste cose non per vantare un'attività che poi è rimasta lì, perché naturalmente poi nessuno si è preoccupato della legislatura attuale e l'Italia ha ben altri problemi in questo momento che pensare alla minoranza romena, ma perché in quegli anni era un grande tema di difesa dei diritti, anche dei diritti minimi, non solo dei diritti massimi. I cittadini romeni erano, quando me ne sono occupato io, meno di 1 milione, adesso sono 1.150.000, nonostante ci sia un flusso di ritorno in Romania abbastanza consistente per effetto della crisi italiana. Ma quello che è più interessante è l'integrazione di questa comunità, perché noi abbiamo qui il record dei matrimoni misti. Siamo, è la comunità che si è sposata di più in Italia, prevalentemente uomini romeni, donne romene con uomini italiani, ma anche le volte una forte tendenza all'inverso. Siamo nella comunità, quella romena tradita che dico siamo perché mi sono immedesimato tanto, usare il nome, è la comunità che ha generato più bambini, 120.348 i bambini nati da queste coppie miste o dalle coppie romene che si sono stabilmente insediate in Italia. Abbiamo il record della cittadinanza italiana, cioè è la comunità che ha chiesto più massicciamente il riconoscimento della cittadinanza italiana, spesso mantenendo anche quella romena. È la comunità che ha prodotto più reddito. Abbiamo all'attivo di questa comunità circa l'1% del PIL italiano, che non è una cifra da buttare. È in qualche modo anche quella che è più scolarizzata, perché nel 2013-2014 c'erano all'università 6.615 ragazzi o ragazze romeni, dei quali 2/3 avevano fatto la maturità nelle scuole italiane. Quindi c'è una filiera che passa attraverso il sistema dell'istruzione italiana. Abbiamo anche un piccolo record di occupati, perché rispetto agli stranieri in Italia, i romeni rappresentano un quinto degli occupati rispetto agli occupati complessivi della comunità straniera in Italia. Dico questi dati, che poi insomma sono dati che voglio dire perché sono tutti variatori e cambiano continuamente, per sottolineare questa forte tendenza di integrazione. Certo, più facile che per altre comunità, perché c'è una base religiosa, sono cristiani, naturalmente questo crea, adesso soprattutto che c'è questa apertura della Chiesa cattolica, crea c'è l'intesa, ci sono molte, per esempio, ho conosciuto moltissime di queste persone che andavano a messa alla Chiesa Cattolica, non avendo a portata di mano la loro Chiesa. Quindi c'è una fortissima tendenza all'integrazione religiosa, ma c'è anche un'integrazione civile molto forte.
i ragazzi che prendono la cittadinanza studiano la Costituzione italiana. Siccome mi è capitato di girare in questi giorni, io e Valdo siamo stati su sponde opposte, ma insomma entrambi abbiamo fatto i propagandisti della Costituzione, chi per un fine, chi per un altro, ho scoperto che molto spesso questi mi dicevano, ma io la Costituzione, professore, la conosco, perché quando ho fatto la cittadinanza l'ho studiata. E molti di questi conoscevano la Costituzione meglio dei miei interlocutori italiani, che non sapevano nulla, va bene, che non sapevano assolutamente nulla della Costituzione, perché l'educazione civica nelle scuole italiane non esiste. E questi, avendo fatto invece una specie di esamino, insomma, perché la cittadinanza si dà sulla base di un accertamento che la prefettura dovrebbe fare, qualche volta fare in casi più virtuosi, per la conoscenza, in maniera da essere sicuro che c'è anche un'adesione, come dire, spirituale, non soltanto un'adesione materiale alla cittadinanza, ecco che costoro conoscono la Costituzione meglio degli italiani. Io però voglio dire questo, in conclusione di questo breve intervento, questa è una comunità che ha raggiunto certi livelli, oggi non se ne parla più come se ne parlava nel 2001, non senti più, forse se vai in giro in certi quartieri romani ancora puoi sentire che i romeni sono tutti criminali, non lo escludo. Allora era anche giustificato, devo dire, perché il regime di Lucas ci rovesciò addosso attraverso delle prassi burocratiche un po' troppo disinvolte, una massa di criminalità, una piccola criminalità, di gente senza altre parti. Ma oggi io conosco, posso attestarvi che c'è una forte presenza imprenditoriale. Quando ero deputato e facevo questa roba che vi ho raccontato, facevamo dei convegni, ne abbiamo fatto due in Italia e due a Bucarest, facevo incontrare gli imprenditori italiani e gli imprenditori romeni. Beh, vi assicuro che c'è una piccola imprenditoria romena che comincia a essere consistente. C'è una presenza di terziario che non è soltanto il terziario tradizionale delle comunità immigrate, quello legato alle tradizioni locali, legate alla cucina d'origine, legate insomma a queste antiche radici, ma è un terziario che ormai si integra nel terziario italiano in alcuni settori in maniera significativa. Esiste una presenza culturale, soprattutto nel mondo della musica, dove i romeni sono maestri, hanno delle grandi istituzioni culturali che ancora reggono, in parte sono anche dentro del regime comunista, bisogna dire, forse i miei amici romeni italiani che sono tutti anticomunisti non lo accetterebbero, ma la verità è che un po' di investimento si fece in quegli anni. E quindi abbiamo delle grandi istituzioni culturali romene che ogni volta che producono delle ricadute in Italia sono molto stimate, molto, e c'è quindi una presenza, diciamo così, non solo più di classi marginali, ma di classi inserite, forse non ancora di classi dirigenti in senso proprio, anzi vi ricordo che quando facevo questo lavoro la mia amica Marta si inventò uno spot che fu molto successo e in cui fu protagonista anch'io, cioè lei intervistava col microfono delle persone che svolgevano dei lavori, chiamiamoli così, professionistici, c'era un dentista, c'era un avvocato con la toga, c'era un bancario, c'era un signore che lavorava al Ministero dell'Interno, nella banca dati del Ministero dell'Interno, e dopo aver detto due parole, ognuno di questi alzava la fronte e orgogliosamente diceva: anche io sono romeno. La scena finale si svolse così, io scesi da quella specie di monticello che c'è dalla porta del Montecitorio con la mia borsa di deputato e lei disse: onorevole, ci fa una dichiarazione? E poi mentre io dicevo sì, lei si mosse e disse alla telecamera: anche io sono romena. Quindi io ho fatto parte anche di come comparsa di un filmino propagandistico dell'integrazione dei romeni. Va bene, volevo dire solo questo in conclusione, perché questa mi sembra la cosa più importante. Non solo assistenza, non solo attenzione agli aspetti più emarginati, che sono naturalmente fondamentali, soprattutto nella prima fase. Curiamo l'integrazione, diamo pari opportunità, curiamo l'eguaglianza, assicuriamoci che queste persone che vengono da fuori nel giro di qualche anno possano cominciare a essere aiutate a integrare, che i loro figli vadano a scuola, che ci sia un elemento di forte positività in questo processo e non soltanto un elemento, diciamo così, di caritatevole, che pure è importantissimo nella prima fase, perché
consente la sopravvivenza, ma andiamo oltre, costruiamo senza paura una rete che consenta a queste persone di inserirsi. Non c'è altro modo di salvarsi dagli aspetti che possono essere pericolosissimi di una immigrazione come quella che si profila nei prossimi anni, che non potremo mai in nessun caso respingere. Sono follie quelle di respingere gli immigrati. Come si fa a respingere gli immigrati? Scusa, si spara con la mitragliatrice? Non è possibile, una cosa che non esiste. Mi meraviglio che si possa avere nei giornali, senza una contestazione immediata, un risalto, una tesi come quella che lei ha appena illustrato. Perché una tesi è puramente follia, si può soltanto dire per prendere i voti delle persone, diciamo, che votano con la pancia, ma se si ragiona con la testa si sa che questi fenomeni sono fenomeni con i quali dovremo fare i conti forse per molti anni. Per molti anni dobbiamo prepararci a fare i conti, e c'è un solo modo: integrare, fare istruzione, inserire, farli sposare con gli italiani. E io credo che sia un fenomeno benefico, perché il caso della comunità romena dimostra che è già benefico. Non occorre parlare delle badanti, avrete visto che non ne ho parlato, perché è un aspetto che, insomma, viene sempre messo in primo piano, ma è un aspetto che non è decisivo. Io sono convinto che c'è la possibilità, attraverso queste politiche, però ci vuole un governo che con coraggio faccia politica di integrazione, che non è una cosa banale, perché naturalmente i voti si prendono facendo i discorsi che fanno il signore che lei ha citato. Ci vuole un governo che non voglia prendere voti per un po' di tempo, sia disposto a fare il sacrificio di non prendere voti, ma faccia politiche di integrazione, serie politiche di integrazione con operatori sociali che sono per questo, con investimenti su questo piano. Grazie. Il primo è che con l'attuale selezione al rovescio della politica italiana, Guido Meris hanno fatto fare una legislatura sola. Forse, insomma, sarebbe stato un pochino mettere di prima. La seconda è che in effetti un ortodosso, l'ortodosso non l'abbiamo invitato, ma prendiamo l'impegno per la prossima volta. Le parole di Guido Meris, insomma, potrebbero occupare la nostra attenzione per tutto il giorno, anzi per settimane, sono uno dei grandi temi del discorso politico pubblico europeo. Io credo che adesso un ulteriore tassello possa essere raggiunto di grande interesse anche per il profilo biografico di Leila Elussi, che ci ha regalato in questi ultimi anni alcuni dei saggi sulla Tunisia più importanti che siano usciti nel contesto non soltanto italiano, insegna storia dei paesi islamici, lavora molto anche sulle questioni di genere nel Mediterraneo, e io credo che una sua riflessione, senza che io ponga una domanda specifica che sarebbe, credo, limitativa, ma insomma sul tema dell'integrazione alla luce della sua esperienza di vita sia per noi molto importante. Grazie. Io partirei, interessantissimi attualmente gli interventi che mi ha preceduto, e partirei proprio dal referendum che c'è stato il 4 dicembre, non tanto in termini di la vittoria del sì o del no, non mi interessa quello, ma sull'analisi del voto in termini di percentuale di votanti. Abbiamo visto che tutti erano concordi nel dire, analisti, giornalisti, politici, che c'è stata una grandissima partecipazione al voto. È stata una prova della democrazia. L'Italia ha scelto partecipando, perché, come citava anche una bella canzone di Gaber, libertà e partecipazione. E però in pochi, in realtà, sanno che molti, pur volendo, non hanno potuto votare, non hanno potuto recarsi alle urne. E perché ancora vengono considerati cittadini di serie B nel 2016. Sono cittadini che, pur vivendo in questo territorio, nel territorio italiano, pur facendo parte anche della nostra comunità, sono considerati immigrati, sono considerati stranieri. Sono i giovani della seconda generazione, sono i giovani della seconda generazione che sono cresciuti o che sono nati qui. Ma per la legge sono ancora stranieri. Io stessa, quindi si parlava del mio profilo biografico, mi chiamo Leila Elussi, sono nata in Italia, in Veneto, tra l'altro, sono nata a Padova, e mia madre è italiana, di origine siciliana e triestina, e mio padre è tunisino. Quando io sono nata, però sono nata alcuni anni fa, non vi dirò l'età, ancora vigeva appunto il discorso della cittadinanza, non, che io praticamente non sono nata cittadina tunisina, pure se non nata in Italia, e con madre italiana. Quindi a 13 anni ho ottenuto la cittadinanza italiana. E ho sempre preso a cuore, a
la vita mi ha portato a diventare docente all'università. Quindi mi sono trovata spesso con giovani che, perché sempre di più le nostre università, le nostre scuole, diciamo, sono diventate, con, possiamo dire, più, con più colori, con più culture, a me piace anche il discorso di parlare di culture colorate anche, no? E quindi vediamo proprio che anche nei nostri banchi di scuola e nei banchi universitari sempre di più ci sono ragazzi che si chiamano Sama, Fatima, Java, piuttosto che Tarek, eccetera. Quindi chiaramente questa situazione diventa sempre più presente all'interno del nostro paese ed è una situazione che per noi però è ancora nuova. Io mi sentivo molto importante quando ero giovane perché ero un po' l'unica, che avevo un nome arabo, mi si chiedeva con curiosità perché era il Veneto comunque degli anni 80, fino agli 70 anni 80, quindi un Veneto diverso da quello che purtroppo è oggi. Un Veneto che era anche più curioso, diciamo così, anche perché veramente politicamente forse era molto meno presente. Però sicuramente la questione del fatto di sentirsi stranieri nel proprio territorio è una questione che diventa sempre più forte. E appunto rispetto al discorso del voto, no, al referendum, ma molti di questi ragazzi non sono potuti andare a votare, abbiamo detto. E sui social network, su internet, su Facebook, su Twitter, su tutte le varie piattaforme, appunto molti di questi giovani proprio sia il 3 dicembre che il 4 dicembre hanno urlato quasi, no? A livello mediatico, hanno urlato attraverso i social proprio il fatto che non potevano andare a votare. E hanno tra le altre cose lanciato anche un hashtag, italiani senza voto, perché gli italiani sono in fondo, sono nati in Italia, cresciuti in Italia. E sono giovani che incontriamo nella metropolitana, sono giovani che incontriamo nei treni, nei locali, appunto nelle scuole, nelle università. Parlano l'italiano e spesso parlano anche il dialetto della regione nella quale vivono. Sono amici dei nostri figli, sono italiani a tutti gli effetti e diventano però tutti quanti. Il 4 dicembre sono diventati improvvisamente stranieri. Perché agli occhi della legge del mondo sono considerati stranieri. Quindi sono stranieri o sono italiani? E così è chiaro che a un certo punto arriva il momento un po' degli interrogativi che ci poniamo e che si pone appunto questa seconda generazione. Ma chi sono? Da dove vengo? Sono straniero? Sono italiano? Qual è il mio luogo di origine? Dove vivo? Ho tutta una serie di interrogativi ed inizia quella che io ho sempre definito e definisco il viaggio intorno all'interno della propria identità. È un continuo peregrinare sostanzialmente tra quello che è il luogo di origine della propria famiglia e il luogo dove siamo nati e vissuti. Nel cercare risposte siamo costretti all'oralità delle nostre madri, all'oralità dei nostri padri, dei nostri nonni, delle nostre famiglie e ritroviamo un volto a quel punto che vuol dire forse anche qualcosa di più. Un volto che riusciamo poi a spiegare anche di nuovo alle nostre madri, ai nostri padri, alla nostra famiglia, ma anche a chi incontriamo, quindi ai nostri compagni, ai nostri mariti e ai nostri figli, ovviamente. È chiaro che oggi noi viviamo in una situazione nel nostro paese in cui il fenomeno migratorio è diventa sempre più palpabile, anche se poi numericamente rispetto a paesi come la Francia, come altri paesi dell'Europa, siamo veramente con numeri molto inferiori, però l'Italia sicuramente è stata toccata da questo fenomeno migratorio. Ha determinato indubbiamente delle mutazioni all'interno della società, non è che possiamo negarlo questo, però è vero quello che prima diceva Zanchini sul discorso dell'impatto mediatico. Cioè, i media hanno anche, nell'affrontare la questione migratoria, spesso generano paura, determinando anche forme di intolleranza che investono la società. È vero che nelle valli nella zona del Veneto spesso non sanno neanche la provenienza della comunità rom piuttosto che la provenienza di ragazzi dell'Africa eccetera, però questo è perché hanno visto in televisione, no? C'è questo refrain, la televisione acuisce paura, determina paura e la paura cosa determina? Determina intolleranza perché c'è la non conoscenza poi della cosa e quindi devo riflettere su questa questione, riflettere su modalità diverse di approccio all'altro, a una conoscenza che oggi su altre basi rispetto a quelle che emergono spesso nella cultura europea, dove spesso si radica e persiste anche, possiamo dire, un paradigma esclusivistico, secondo il quale in fondo altre culture sono indotte alla,
a questa stessa alternativa, o assimilarsi o confrontarsi astralmente. Ma esiste anche il flusso della terra astralmente, no? In questo. E tuttavia è anche vero che la tentazione di immaginare che non si muove dal corpo sociale ha una radice scientifica, una radice anche storica, quando analizziamo anche le motivazioni profonde che ci sono nel conflitto tra i popoli, spesso troviamo una vera incomunicabilità proprio tra paradigmi culturali differenti, che poggiano proprio nella presentazione dell'altro in termini di stereotipi. E uno dei grandi rimedi a questo atteggiamento quale può essere? Naturalmente quello dello sforzo di conoscere le altre culture, con le culture altre, con la A maiuscola, attraverso come? Attraverso contatti, attraverso scambi, attraverso rapporti diretti, attraverso lo studio, attraverso la scuola, attraverso in questo senso presenti i programmi scolastici nel contesto europeo potrebbero costituire un dialogo interessante da quale poter partire. Inserire nei libri scolastici, pianificare corsi di studio interculturale, investire sull'intercultura. Non è possibile che ancora oggi si parli di conoscenza della lingua e basta, non c'è solo la lingua, la cosiddetta lingua, visto che sono definita, non è soltanto il discorso di conoscere la lingua, di conoscere la cultura, di fare uno scambio, un contatto positivo. E naturalmente anche perché questo, se non si agisce su questo, chiaramente, i ragazzi di origine straniera si sentono stranieri nel proprio territorio. E questa è naturalmente l'enfasi, appunto, che negli ultimi anni poi viene posta in cosiddette di valutazione delle tradizioni locali, si scontra inesorabilmente con la costruzione di società interculturali. E questo porta una condizione di estraneità di molti giovani di seconda generazione e tra un po' terza generazione, si acuisce fortemente, producendo una sorta di cortocircuito, che spesso sono tutti naturalmente nel cortocircuito che avviene nella costruzione di sé, nella costruzione della propria identità. Ecco quel viaggio all'interno della propria identità di cui parlavo. E volevo leggervi un paio di, alla conclusione, proprio di una serie di interviste che erano state fatte da parte di giovani ragazzi di origine straniera che scrivevano in un giornale online che si chiama Gala Italia, del quale ho fatto parte anch'io della redazione per molti anni, e in questo giornale appunto ho ripreso alcune affermazioni di questi giovani proprio rispetto al discorso di sentirsi straniero nel proprio territorio. Ussama, di origine tunisina, nato in Tunisia e arrivato alla Giulia a 6 mesi, ora ha 25 anni. Se non vivessi qui fin da piccolo non sentirei questa continua rabbia nei confronti di una società che amo profondamente, ma che spesso mi ripuglia e mi reputa, nonostante tutto, straniero, forestiero, marocchino, tunisino o negro. Fatima, arrivata all'età di 5 anni a Milano, di origine marocchina. Sono estremamente convinta che le mie capacità saranno funzionali anche alla ripresa di questo paese, che mi ha dato molto, tranne la cittadinanza, una questione che ormai ho ampliato. Ho deciso infatti di rinunciarvi, voglio assaporare il gusto di arrivare in cima alla scala da immigrata. Andrea, di origine egiziana, cristiano copto, nato in Italia. Quando sei una seconda generazione, sei di avere un potere nascosto che conosci soltanto tu. Vivi nella speranza di riuscire a trasmetterlo alla comunità, a metterlo al servizio di tutti, ma veramente il tuo potenziale viene compreso fino in fondo. Nadia, di origine marocchina, nata in Italia. Noi, figli di immigrati, ci troviamo a combattere i pregiudizi che hanno gli italiani nei confronti degli immigrati quando siamo fuori casa e a difendere gli italiani giudicati negativamente dai nostri genitori. Rania, di origine algerina, il quale è che se sei graziante e musulmana, la gente domanda, anche se molto imbarazzata, una forma di un modellamento di identità che diventa una sorta di antidoto verso l'Occidente che sembra oscillare nei confronti appunto del mondo musulmano tra sentimenti di attrazione e di rigetto. Quindi c'è il tentativo di riappropriarsi delle proprie origini in maniera personale, in maniera originale, che risulta una delle strategie identitarie che è efficace anche per costruirsi delle identità plurali, serene. Poi si aggiunge una variabile di questo tempo poco conto, che si traduce proprio nell'assenza di un unico luogo di origine per questi giovani, secondo generazione. In questo senso i giovani sono nuovi cittadini che appartengono a più mondi. Possono essere gli attori principali nell'essere portatori di culture,
e di forme di pensiero altre. E per questo, e mi avvio appunto alla conclusione, io spererei, è quasi un augurio, ma è anche una speranza, che questo paese si renda conto che ha un detenuto, una ricchezza fortissima, che sono questi giovani, che sono ponti tra culture, e davvero, finché non se ne rende conto, forse continuiamo a restare poveri, ma la ricchezza sta in loro, per conoscerci, aprire la cultura anche a questi giovani e anche e soprattutto per far conoscere anche a chi ha paura di aprirsi, che in realtà è una ricchezza profonda. Grazie. Un minuto radiofonico per uno, se volete aggiungere una considerazione. Vado, Mica, e avete capito come mai era così ansioso che arrivasse Lega, perché il suo discorso è stato veramente interessante. Io invito tutti a proseguire anche questa chiacchierata giù al terreno, al nostro stand, al P01, dove troverete la possibilità di vedere le nostre riviste e di continuare questo discorso, che a me sembra di grandissimo rilievo. Il motto, visto che mi si chiede qualcosa di giornalistico, è conoscersi per conoscere. Il motto di questi incontri, di queste conferenze che abbiamo portato avanti. E concordo che la partita ce la giochiamo soprattutto sui giovani, perché è la seconda, terza generazione che è determinante. La prima in fondo è contenta di essere arrivata, di aver trovato qualcosa di nuovo, di aver trovato un approdo, e la seconda e la terza che si guarda intorno e si chiede se questa integrazione avviene alla pari o non avviene alla pari. Credo che ci giochiamo veramente tutto su questo e penso e spero che abbiamo fatto una sensibilizzazione positiva oggi in questo senso. Grazie a tutti. Se guardiamo i giovani, fammi aggiungere almeno un segno positivo in cui si avanzare i populismi c'è, è la generazione decisamente più aperta degli anziani. Lo è negli Stati Uniti, lo è in Gran Bretagna, eccetera. C'è un difetto, va poco a votare, quindi per i giovani, diciamo, quelli che il diritto di voto ce l'hanno già, la battaglia sarebbe quella, rimuoverli, convincerli che questa apertura, se non vogliono che vincano i vecchi con le chiusure multiple, devono pure tornare ad attivarsi anche nel voto. Quei socialisti che piacevano a Paolo, che piacevano a Paolo, dicevano piccole riforme che si possono fare finire, perché le grandi riforme sono più complicate, l'evoluzione che non si è fatta. Una è questa del diritto di voto, hai ragione, il diritto di voto. Per esempio i comunitari hanno il diritto di voto per gli europei e l'amministrativa, ma devono andare in un ufficio, devono fare delle file interminabili, devono perdere giornate di lavoro per essere iscritti ogni volta alla lista degli elettori. Ma perché non possono avere il diritto di voto come tutti noi che abbiamo con la carta d'identità e ci abbiamo la cosa a casa? Ma per quale ragione? Noi facciamo anche una proposta diversa, naturalmente, di quelle che stanno nell'archivio, perché nessuno naturalmente si preoccupa alla fine legislatura, eccetera. Ma si può fare anche per i cittadini, per i figli dei migranti. Per quale ragione non devono avere la cittadinanza dei ragazzi che vivono, studiano, fanno il percorso scolastico? Facciamo piccole cose, cominciamo a parlare di questo, perché le grandi cose si faranno, ma cominciamo a inserire cose che non spaventano troppo, come far votare magari, interessante cosa. E ci sarebbe meno astensionismo, perché sono ragazzi che vogliono votare queste differenze. Grazie a tutti. Io un attimo volevo fare una piccola conclusione leggendovi una tre righe davvero di parole che sono state pronunciate all'interno di un film che è stato fatto da un giovane di seconda generazione che si chiama Haider Rashid, che è uscito qualche anno fa sugli schermi e che si chiama Star per Piove, dove parla della seconda generazione. Vorrei concludere con questo perché credo che sia la cosa più bella. Questo ragazzo, Said Maran, di origine algerina, nato e cresciuto a Firenze, che per mantenersi agli studi lavora come panettiere, dice: a quante cose dobbiamo ancora rinunciare? A quante possibilità, a quante prospettive, a quanti sogni? Noi, ragazzi della seconda generazione, italiani di seconda categoria, non italiani, siamo di colore, religioni, idee diverse, ma siamo tutti uniti in un profondo